Allora, mi chiamo Silvia, sono ormai in pensione da qualche anno, facevo il medico, in parte lo faccio ancora e da anni avevo il desiderio di una casa sul mare, anche in Toscana, benché io sia sarda. Per 3 anni sono stata di seguito in vacanza in affitto a San Vincenzo, il posto mi è piaciuto tantissimo, perché il paesino è bellino, c'è tante opportunità e secondo me una cosa importante per me che abito a Firenze è che ci arriva il treno, quindi questo è uno dei punti secondo me che è a vantaggio del paese. Quindi chiedendo in giro un amico caro mi ha consigliato come agenzia l'agenzia l'agenzia del signor Anile, a cui mi sono rivolta. Inizialmente ho trovato un'impiegata molto gentile, molto affabile, Martina, che via via nel corso dell'anno mi ha fatto vedere delle offerte. Poi finalmente quando ho trovato quella che era chiaramente, diciamo, tagliata sulle mie esigenze, che erano due stanze da letto, un minimo di spazio esterno, sono andata a vedere questa casa. La prima volta l'ho vista una magnifica giornata di gennaio, che c'era il sole, ma mi ha colpito anche perché insomma una casa parzialmente arredata e soprattutto ristrutturata. L'ho rivista con un tecnico in una giornata infernale in cui pioveva in una maniera spaventosa, ciò nonostante mi ha convinto anche perché la casa ha delle grandi vetrate, quindi è sicuramente luminosa. Niente, ho deciso, finalmente fatto l'atto, mi sono trovata molto bene sia con Antonio, titolare, che è una persona estremamente professionale, molto attento in particolare, e altrettanto bene con Mary, che credo sia sua moglie, e che è quella che ha curato più la parte più contabile, burocratica, diciamo amministrativa.